Salve ragazzi, oggi parliamo di magnetismo e in particolare parliamo di levitazione magnetica, cioè realizzeremo una trottola magnetica. Faremo, cioè, volteggiare un oggetto nell'aria. E questo lo faremo grazie a delle calamite. Materiale occorrente per questo esperimento sono appunto 6 magneti. Vanno benissimo quelli che si trovano in commercio, ce ne sono anche di più potenti di questi. Serve una base su cui incastrare i nostri 4 magneti e poi un segnalatore, in questo caso un piccolo bordino di plastica. Che cosa facciamo? Andiamo a posizionare i magneti lungo l'asta alla stessa distanza con cui abbiamo posizionato i magneti sulla nostra basetta. Importante ricordare che tutti i magneti devono avere lo stesso polo rivolto da un lato. Come vedete, il rosso è rivolto tutto verso il mio distanziatore. Una volta che abbiamo appoggiato la nostra matita, la nostra asticella al di sopra degli altri magneti, ci accorgiamo di una cosa particolare. La matita galleggia nell'aria. Non tocca il suolo, resta sospesa nell'aria e ruota su se stessa, proprio come una piccola trottola, grazie al fatto che i magneti si respingono l'un l'altro. Respingendosi, creano abbastanza forza da sollevare la nostra matita. Ricordo a tutti che due poli identici si respingono, due poli opposti invece si attraggono, quindi massima attenzione nel posizionare i nostri magneti. Grazie. L'esperimento visto in precedenza può essere eseguito anche con una piccola variante. Questa volta l'asta la mettiamo in verticale e semplicemente posizioniamo i nostri magneti uno sopra l'altro, stando sempre attenti ai poli. Posizioniamo il nostro primo magnete, vedete che posiziono il rosso verso l'alto, il secondo magnete lo posiziono con il rosso verso il basso. Guardate che succede, parte già la prima levitazione magnetica. Adesso posizionerò il mio nuovo magnete, questa volta in opposizione con il polo blu. Posso continuare a mettere altri magneti uno sopra l'altro e l'effetto della levitazione è evidente. Tutti i magneti si trovano uno sopra l'altro, distanziati fra di loro. Posso anche decidere di farli ruotare come piccole trottole. Come vedete, ecco qui la levitazione, sospesi in aria.